anche dalle logiche di potenza unilaterale che sono state anche recentemente rilanciate dal presidente degli Stati Uniti Trump e dallo stesso governo israeliano, quelli continuano a ignorare i diritti umani e il diritto internazionale. Oltre alle decine di risoluzioni adottate dal 1967 ad oggi dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a volte addirittura con, oltre che con l'astensione, delle volte anche con il parere favorevole degli stessi Stati Uniti. E anche il trasferimento preannunciato per lunedì prossimo, per il 14 maggio, che è la ricorrenza del 70° anno di vita dello Stato di Israele, dell'ambasciata americana a Gerusalemme,